Ciao, oggi vediamo come effettuare la volée dinamica. La volée dinamica è un colpo che si effettua quando la palla arriva lenta o morbida vicino alla rete. Partendo dalla posizione d'attesa e mantenendo la distanza della racchetta dal corpo, ci si proietta incontro alla palla scaricando il peso del corpo tramite la gamba opposta al braccio racchetta e mantenendo il braccio non dominante vicino alla racchetta. Lo scarico avviene appena dopo l'impatto con la pallina. Durante l'esecuzione della volée dinamica, l'impugnatura al momento dell'impatto dovrà essere contratta. Per una corretta realizzazione del colpo è fondamentale evitare l'apertura del braccio. Sarà necessario effettuare la sola apertura del polso, mantenendo la racchetta verticale con il piatto rivolto verso la rete. La posizione va mantenuta fino al compimento del colpo. La volée dinamica di rovescio differisce da quella di dritto per due punti: la chiusura del polso e lo scarico del peso del corpo, che in questo caso avviene tramite la gamba del braccio racchetta. Dopo aver visto come fare la volée dinamica, resta connesso per i prossimi consigli sul beach tennis. A presto!